Carissimi amici dell'acquario, buonasera o buon pomeriggio, vedete un po' voi, sono le 6:30, quindi buonasera. Allora, andiamo a vedere l'oroscopo settimanale che va dal 23 al 29 maggio 2022. Vi chiedo scusa se mi trovate in questa postazione, non è casa mia, non sono a casa mia. E vabbè, ogni tanto insomma va anche per me, ok? Sa che io sia fuori, dove mi trovo insomma devo fare quello che devo fare e vabbè. Cosa dirvi più? Allora, nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, vi invito a iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nel canale c'è la voce informazioni, se avete bisogno di me potete comunque contattarmi attraverso il numero WhatsApp o email. Poi vi invito chiaramente a commentarmi e farmi sapere se, non so, se vi ci trovate, se qualsiasi cosa volete commentarmi, ok? Non c'è problema, io attendo sempre insomma i riscontri da parte vostra. E poi ripeto, vi chiedo completamente scusa perché è vero, non sono nella mia posizione, nella mia postazione solita, però ragazzi, insomma, ogni tanto ci sta. Allora, andiamo quindi a vedere come sarà la settimana per voi del segno dell'acquario, quali saranno le novità dal 23 al 29 maggio 2022. Lo andiamo a chiedere a 5 carte. E poi andiamo a fare chiaramente i nostri, come si dice? Mi è sfuggita la parola. I nostri chiarimenti, ok? Di qualche carta che magari non va. Vediamo un po', non mi era proprio sfuggita la parola. Ai ai ai, belle toste ste carte. Ai ai ai, belle toste queste carte. Allora, abbiamo un 5 di spade, dove parla di una certa situazione bloccata, ok? Una situazione bloccata che forse è il caso di dover lasciare andare, perché è una situazione che potrebbe peggiorare, è un qualcosa che deriva dal passato, cioè che è già da tempo comunque che questa cosa... non si capisce che cosa si dovrebbe fare di questa situazione. Cercate di ottenere magari una chiarezza, perché volete cercare di capire comunque di più, ma a quanto pare la situazione continua a rimanere ancora così com'è, ok? Ci può essere comunque qualcosa comunque di bello, un successo su qualcosa. Un regalo, una certa fortuna, un qualcosa comunque che vi può arrivare, ma prestate però attenzione, perché abbiamo il 9 di coppe, e il 9 di coppe rovesciato tra parentesi, può essere che voi state attendendo questo qualcosa ma che tarda ad arrivare. Oppure possono essere delle notizie comunque spiacevoli. O fate attenzione, perché in questo tutto potrebbe essere anche qualcuno che vi può ingannare o che può comunque causare delle problematiche. Quindi fate attenzione su questo, ok? Soprattutto questa settimana, anche perché vedo che è una situazione che vi portate avanti comunque da tempo, ok? Potrebbe essere qualche delusione, comunque sia con la famiglia, perché ci sono delle problematiche, potrebbe riguardare anche delle problematiche con la famiglia che riguardano comunque dei soldi o che riguarda il lavoro, sì, fin là. Potrebbe esserci anche un certo allontanamento da qualche familiare, riguardante chiaramente... la sfera economica, proprio perché forse questa situazione è concentrata proprio su questa cosa che voi attendete, ok? Allora, andiamo intanto a chiarire le nostre carte.
e andiamo a vedere cosa vuole comunicarci di più il 5 di spade, lo chiediamo a una carta per avere maggiori informazioni. Cercate una stabilità, è vero, cercate una stabilità e cercate comunque una tranquillità anche a livello familiare, ok? Avete bisogno comunque di iniziare un qualcosa di nuovo ed è come se fosse che ci sia comunque un blocco, ma un blocco che vi siete comunque creati voi perché avete paura che magari può emergere qualcosa, ok? Soprattutto perché sapete perfettamente, ripeto, che ci sono delle. Innanzitutto avete comunque delle novità che stanno tardando. Potrebbe, dicevo, questo blocco che vi siete creati potrebbe anche riguardare un qualcosa che fa parte comunque del passato che cercate in tutti i modi di chiarire. Però la cosa che vi necessita di più è la tranquillità, ok? Lo star bene a casa o nell'ambito relazionale. Chiediamo una carta per il 6 di coppe, vediamo cosa ci vuole comunicare ancora. Ok, allora sì, potrebbe essere qualcosa che vi turba, che è legato, ripeto, al passato, dove momentaneamente siete comunque bloccati. In un certo qual modo potrebbe esserci anche una fortuna, una gioia o una riuscita a scoprire eventualmente qualcosa o ad andare comunque sia a fondo a una determinata problematica. Ok, perché volete sapere di più. Abbiamo a fondo mazzo il 5 di denari rovesciato, c'è grande confusione, grande difficoltà, proprio perché c'è mancanza di chiarezza, quindi più cercate di andare avanti e più c'è mancanza comunque di chiarezza. Ripeto, nella situazione o nella relazione. Vado a chiedere maggiori informazioni sul 6 di spade. Ci possono essere delle separazioni, ci possono essere comunque sia delle rotture che parlano dovute comunque a delle discussioni, a dei dolori, ok? A delle, come dirvi, a dover affrontare delle problematiche dove poi portano comunque a un allontanamento, a una separazione. Abbiamo la coppia di tre che parla di interessi, quindi stiamo parlando comunque di situazioni economiche e voi ci volete proprio andare a fondo perché volete proprio cercare di capire. Ecco perché qui inizialmente c'è questa situazione. Andiamo a vedere invece il 3 di denari cosa vuole comunicarci e quindi andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Di nuovo questa carta qui. Allora, c'è un interesse che comunque sia per quanto vi possa portare, diciamo, quella fortuna o quella soddisfazione, ma fortuna, soddisfazione potrebbe essere un sistemare una certa situazione, anche se voi comunque sia l'andrete a sistemare. Ma rimanendo comunque insoddisfatti su quello che si va a decidere o a chiarire, perché comunque sia ci sono dei cambiamenti, certo, ma che non sono comunque dei cambiamenti positivi, ok? C'è un esito negativo alla situazione e dei cambiamenti. Potrebbe esserci anche una terza persona che è senza scrupoli e che va comunque giù dritta a colpire.
E come vi ho detto, l'ultima carta, il cavaliere di coppe, che sono notizie che voi comunque aspettate, ok? Questa terza persona potrebbe anche essere la persona che comunque inganna, la persona che vuole a tutti i costi comunque un qualcosa. Andiamo a vedere il 9 di coppe rovesciato, cosa vuole comunicarci ancora. E quindi chiedo una carta. Una situazione un bel po' pesantuccia questa settimana. Ci sono delle riflessioni, decisioni da prendere, avete dei dubbi, non vi convince comunque, come già vi ho detto, non vi convince assolutamente qualcosa, non vi convince, non andrete comunque a concludere niente, non, cioè state buttando energie perché voi pensate di ottenere, di avere qualcosa, state buttando energie. Ma assolutamente per niente. E c'è comunque una terza persona che vi fa che vi sta ingannando, ok? Semplicemente perché vuole arrivare a determinate cose, è un suo interesse, cioè voi volete andare a fondo per cercare di capire di più e in un certo qual modo magari vi state anche illudendo che le cose possano prendere una determinata strada, ma ci sono troppi interessi dove voi a quanto pare non riuscirete a vincere quello che voi volete, perché ci sarà qualcuno che vi potrà fare scacco matto. Questa è la vostra settimana fin qua. Andiamo a vedere però un'altra carta ancora, 9 di coppe rovesciato e 6 di bastoni. Andiamo a chiedere ancora un'altra carta. Sì, assolutamente sì. Ci sono veramente delle situazioni in cui non, cioè saranno, ripeto, avrete delle delusioni. Potrebbe essere proprio nell'ambito familiare. Voi partite nel ok, devo andare a fondo, ma cerchiamo di andarci con calma perché al momento voglio la mia pace, la serenità. E poi con calma, mentre cercate di addentrarvi nella situazione per sapere di più, perché c'è qualcosa comunque, c'è una mancanza di chiarezza, allora si va a scatenare tutta una certa situazione e lì scoprite proprio delle delusioni che voi comunque sia avrete, ripeto. Da qualcuno della famiglia ci possono essere proprio delle perdite dove voi pensate che magari le cose in realtà potevano andare diversamente e invece assolutamente no. Ragazzi, questa sono andata un po' più a fondo giusto per cercare di capire un attimo che questa è la vostra settimana. Fatemi sapere che settimana insomma sarà per voi, che cosa è in riservo veramente per voi, se vi ci vedete in questa stesa o se ci sono eventualmente delle altre novità da dover sapere. Perché viste così, chiaramente può essere in qualsiasi settore, in qualsiasi ambito. C'è un qualcosa che potrebbe riguardare, ecco, vi dico qualcosa in più, potrebbe riguardare a livello eventualmente di proprietà oppure a livello economico in generale, quindi lavorativo, a livello familiare o a livello relazionale, ok? Ci potrebbe essere questo. Però, più che altro questioni di interessi, non questioni di cuore e amore, ok? Quindi fatemi sapere assolutamente. Vi mando un bacio, ci sentiamo più tardi per l'oracolo e scusatemi ancora per la postazione in cui mi trovo, ma oggi va così. A presto e buon proseguimento di giornata.